San Ferdinando, morto carbonizzato un 18enne gambiano nella Tendopoli. Soldi falsi acquistati sul web, denunciati 5 minori nel Cosentino. Sequestrato lido balneare in area a rischio a Mandatoriccio. A caccia nel Parco Nazionale d'Aspromonte, i carabinieri forestali denunciano 3 persone all'autorità giudiziaria. Com'è rivestita? Mostra per dire no alla violenza sulle donne. Attivo unitario straordinario regionale su LSULPU della Calabria. Coldiretti, fattura elettronica, domani incontri territoriali a Vibo, Reggio e Locri. Polistena, corso CESESC per diventare operatore sociosanitario. Gioia Tauro, convegno dal tema sovrappeso e obesità in età scolare, prevenzione e cura. Reggio Calabria, si conclude positivamente la nona edizione di Kiwi for Kiwanis. Laurena di Borrello, inaugurato il laboratorio musicale intitolato a Maria Kindamo. Caterina Destito incontra il poeta Marcello Vitale. Buonasera e bentrovati all'edizione odierna del telegiornale della Piana. In apertura nel nostro TG la morte del migrante nella Tendopoli di San Ferdinando. La notte scorsa, appunto nella Tendopoli, è morto un altro ragazzo proveniente dal Gambia, Suruwa Yate, a causa di un incendio che ha distrutto 2 baracche che si sarebbe sviluppato in seguito a un fuoco acceso per riscaldarsi durante la notte, dopo una giornata passata a raccogliere arance. La vittima è morta carbonizzata. È stata trasferita nell'ospedale di Reggio Calabria, dove sarà eseguita l'autopsia alla salma del migrante. A disporre l'esame autoptico è stato il PM della Procura di Palmi, Giuseppe Cappelleri, che indaga su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica all'interno della baraccopoli. A San Ferdinando, oltre al fratello del giovane che vive a Catania, sono giunti anche i genitori del ragazzo non ancora diciottenne, che non viveva stabilmente nella Tendopoli, essendo inserito nel programma SPRAR di Gioiosa Ionica, ma vi si recava di tanto in tanto per trovare dei parenti. Intanto è tranquilla stamane la situazione nella Tendopoli, dopo i momenti di tensione con alcuni cassonetti rovesciati e la protesta pacifica al municipio di San Ferdinando. A placare gli animi anche la notizia dell'individuazione di un sito alternativo dove saranno sistemati dei container. La Federazione Provinciale di Reggio Calabria dell'USB esprime il proprio cordoglio ai parenti della vittima, sottolineando che ribadirà soluzioni e proposte al governatore Oliverio. Ma vediamo i dettagli nel servizio. A quasi 2 anni di distanza, esattamente il 27 gennaio del 2017, dove morì una ragazza nigeriana, Becky Moses, la notte scorsa nelle Tendopoli di San Ferdinando è morto un altro ragazzo proveniente dal Gambia, a causa di un incendio che ha distrutto 2 baracche e che si sarebbe sviluppato in seguito ad un fuoco acceso per scaldarsi durante la notte, dopo una giornata passata a raccogliere arance. La vittima è morta carbonizzata. Gli altri migranti non sono riusciti a domare l'incendio e quando sono arrivati i vigili del fuoco per il giovane non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e guardia di finanza. Non è possibile che in un'epoca altamente tecnologica e globalizzata quale l'attuale si possa ancora morire di freddo e solitudine in una terra abbandonata da Dio e dagli uomini, come la Calabria, dove la disoccupazione è alle stelle, la sanità inesistente e la politica spesso assente. Stamattina a San Ferdinando, insieme alla disperazione, è montata la rabbia e la protesta. Il prefetto ha convocato una riunione d'urgenza a cui hanno partecipato, oltre al sindaco di San Ferdinando, Andrea Tripodi, il questore Grassi di Reggio Calabria e il procuratore di Palmi, Ottavio Sferlazza, per cercare di trovare una soluzione per i migranti che ancora risiedono nella Tendopoli e che sono impegnati nei lavori stagionali. A poche settimane dal Natale ci chiediamo: quante altre tragedie come queste devono accadere prima che si trovi una soluzione? Cosa è emerso da questo incontro? È emerso intanto il cordoglio da parte di tutti verso la famiglia di questo povero giovane. Noi abbiamo proposto quelli che secondo noi sono le soluzioni immediate per far sì che da oggi, al momento in cui verranno installati i container, i ragazzi della baraccopoli possano vivere una vita civile. Abbiamo intanto chiesto i bagni chimici che saranno installati a breve, ci diceva Sua Eccellenza il prefetto. Poi abbiamo chiesto delle tende, almeno delle tende nuove, per ospitare quelle persone, quelle famiglie che stanotte sono state colpite dall'incendio, e queste 5-6 tende nuove saranno già montate nella giornata di oggi o di domani al massimo. Abbiamo chiesto poi anche
ancora, che si spostassero, perché tra la vecchia la Baraccopoli e la nuova Tendopoli ci sono delle tende inutilizzate perché c'è dell'acqua per terra. Queste tende saranno spostate, ripulite e messe a disposizione degli abitanti della Baraccopoli. Abbiamo chiesto questo nell'immediato perché è ovvio, per avere i container, i moduli abitativi, passerà un po' di tempo. Fra due settimane ci rivedremo al tavolo della prefettura regionale. Noi come Fly CGL, io già domattina stessa chiederò un confronto alla regione Calabria assieme a due miei dirigenti nazionali, perché vogliamo vedere come possiamo avere e richiedere più tende affinché quest'inverno possa essere vissuto, io non dico in maniera decente, ma non certo nel modo in cui si sta vivendo oggi alla Tendopoli. È un'azione che per noi continua, ogni giorno, ogni minuto, non possiamo lasciarli soli, noi non vogliamo lasciarli soli. Al tavolo abbiamo trovato la disponibilità del prefetto a risolvere, a cercare di trovare soluzioni che noi sappiamo benissimo che non sono semplici di trovare dalla mattina alla sera. L'importante è che noi abbiamo un tavolo permanente dove che possiamo sollevare un momento i problemi che hanno i ragazzi, almeno già di stasera, per non lasciare nessuno fuori. Stiamo cercando, diciamo, di coinvolgere più l'istituzione, speriamo che almeno per adesso la salma sarà rimpatriata, il tavolo permanente c'è e rimani, e noi rimaniamo qui finché almeno questi ragazzi e le loro barche sono state bruciate stasera avranno un letto. Nell'immediatezza già oggi dobbiamo installare almeno 5-6 tende per far alloggiare le persone che hanno avuto distrutta la baracca, e quindi valutare anche la possibilità di mettere in sicurezza la Baraccopoli nel frattempo che si realizzino queste nuove misure, e soprattutto il tavolo tecnico. Io terrò la settimana prossima con il Presidente della Regione un comitato ordine pubblico allargato al Sindaco di San Ferdinando, al Procuratore della Repubblica, alle forze di polizia, vorrà fare il punto davvero su questa soluzione alternativa, perché come diceva il Presidente della Regione poco fa per telefono, è interesse di tutti superare sia la Baraccopoli e sia la Tendopoli, ma questo sarà possibile nella misura in cui noi davvero avremmo individuato un'area cui far alloggiare circa 1.500-1.700 persone. Hanno acquistato su internet un pacchetto di banconote false per un valore di 5.000 euro in tagli da 150 e 20 in più tranche, per poi fare shopping in vari centri del Cosentino. Cinque minori incensurati di Corigliano, Rossano, Oriolo e Trebisacce sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro per spendita e introduzione di monete false. Denunciati anche una donna di 42 anni e il figlio 18enne di Napoli, responsabili della fabbricazione e della spedizione delle banconote contraffatte. Le indagini dei militari sono partite in seguito alla denuncia di alcuni commercianti che avevano incassato pezzi falsi da 50 euro per la vendita di merce al dettaglio. Grazie alle immagini della videosorveglianza è stato individuato un 16enne che poi ha confessato e consegnato il cellulare ai carabinieri. Così si è potuto risalire agli altri responsabili. I carabinieri forestali hanno sequestrato a Mandatoriccio uno stabilimento balneare ubicato in un'area di circa 7.000 metri quadri, posta in zona di attenzione ad elevato rischio idraulico e di erosione costiera. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Castrovillari su richiesta della Procura della Repubblica. L'area nella quale è ubicata la struttura si trova a meno di 150 metri dal torrente Acquaniti, circostanza che era stata ignorata nella documentazione acquisita nel corso degli accertamenti. All'interno dello stabilimento, hanno rilevato i militari, sono stati realizzati bar, servizi igienici, parcheggio, ristorante e area ombrelloni, strutture in gran parte inamovibili che in alcuni casi ricadono nella proprietà del demanio pubblico. L'indagine aveva già portato in passato alla denuncia di 5 persone tra proprietari, pubblici amministratori, direttori dei lavori e responsabili del procedimento.
Nei giorni scorsi, nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio coordinato dal reparto carabinieri del Parco Nazionale della Spromonte di Reggio Calabria e finalizzato alla repressione dei reati ambientali, i militari della stazione Carabinieri Parco di Gerace hanno deferito in stato di libertà un 40enne e un 35enne, entrambi di Canolo, gravati da pregiudizi di polizia, sorpresi in macchina all'interno del Parco Nazionale della Spromonte con due fucili da caccia calibro 12. Contestualmente, i militari della stazione Parco di San Giorgio Morgeto hanno deferito in stato di libertà un 40enne originario di Cinque Fronde e residente a Cittanova, incensurato e di professione guardia giurata, anch'egli sorpreso in attività di bracconaggio all'interno del Parco della Spromonte. Al controllo in località Piani di Zomora aveva con sé un fucile da caccia. Armi e munizioni sono state sottoposte a sequestro. E tu com'è rivestita? La domanda che spesso le donne si sentono rivolgere nel momento in cui raccontano, testimoniano una violenza sessuale subita. Il titolo di una mostra ospitata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Trebisacce, con il patrocinio dell'ente in collaborazione con il Centro contro la violenza sulle donne, Roberta Lanzino. Tra gli abiti esposti ci sono anche quelli della ragazza violentata e uccisa nel 1988. La mostra com'è rivestita, che è stata inaugurata nello scorso mese di marzo a Milano, grazie al sostegno di Dire, Donne in Rete contro la Violenza, propone un percorso itinerante su scala nazionale che ha come prima tappa proprio Trebisacce. In esposizione ci sono gli abiti che riproducono simbolicamente quelli indossati dalle donne nel momento in cui hanno subito violenza, vestiti visti troppo spesso come la causa dell'abuso, come se un abbigliamento seducente potesse giustificare la violenza subita. CGIL, CISL e UIL Calabria, con una nota stampa, sottolineano la loro forte preoccupazione per gli sviluppi in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati circa la vertenza dei 4.500 lavoratori LSULPU. Al momento le notizie che giungono da Roma sono allarmanti e l'assenza della deputazione calabrese di maggioranza sul tema è un chiaro segnale pericoloso per la continuità del percorso di stabilizzazione delle attività dei lavoratori. CGIL, CISL e UIL convocano pertanto un attivo straordinario per domani a Lamezia alle ore 11 presso l'Hotel Lamezia per stabilire le forme di mobilitazione propedeutiche alla manifestazione nazionale da tenersi a Roma. I sindacati chiedono al Presidente della Giunta regionale e ai sindaci della Calabria la presenza e il sostegno sulla vertenza. Gli incontri territoriali che Coldiretti Calabria sta svolgendo su tutto il territorio regionale denotano un notevole interesse da parte delle imprese agricole e agroalimentari sulla fatturazione elettronica e portale del socio. Un segnale importante, sottolinea Coldiretti, segno di grande vitalità e modernità delle imprese. Domani 4 dicembre sono previsti ben 3 appuntamenti. Il primo è fissato alle ore 11 nella sede dell'ufficio Coldiretti di Vibo Valentia, in Viale Affaccio. Il secondo a partire dalle 15 nell'ufficio di Reggio Calabria, il terzo alle 18 nell'ufficio zona di Locri. Il 1 gennaio 2019 per tutte le imprese, comprese quelle agricole, informa Coldiretti, scatta l'obbligo della fatturazione elettronica. Si tratta in pratica di un sistema digitale e di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che va a sostituire integralmente quello cartaceo. Saranno spiegati nel dettaglio gli adempimenti necessari che offriranno concretamente soluzioni e risposte alle imprese agricole. Nel corso degli incontri, rende noto Coldiretti, saranno affrontate anche tematiche sindacali di stretta attualità. Il corso di qualifica professionale di OSS, operatore socio-sanitario, si rivolge alle persone interessate ad acquisire una formazione specifica, sia teorica che pratica, da utilizzare nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell'assistito. Il CESESC, Centro di Studi Economici e Sociali per la Calabria, con sede a Polistena, rinnova l'iscrizione alla 5ª edizione del corso per diventare operatore socio-sanitario. Il percorso di formazione prevede 1000 ore di corso della durata di circa un anno, di cui metà teorico-pratiche e metà di tirocinio, che verrà svolto presso strutture ospedaliere e sociosanitarie pubbliche e o private convenzionate con l'ente.
Il corso si terrà dal lunedì al venerdì e costa 1.500 euro. Le iscrizioni scadono il 15 dicembre, mentre il corso inizierà nel mese di gennaio. Da uno studio condotto qualche tempo fa nel Lazio in merito al problema dell'obesità in età scolare è emerso che in Italia più di un bambino su tre è in sovrappeso, in particolare la fascia d'età che va dai 9 anni all'adolescenza. I dati raccolti dalla ricerca hanno evidenziato una situazione molto peggiorata rispetto al passato. Ad aggravarla ulteriormente la nota associazione tra obesità in età pediatrica e obesità in età adulta. Gli adolescenti obesi infatti rischiano di trascinarsi i loro problemi di peso anche in età adulta. Sovrappeso e obesità in età scolare, prevenzione e cura, è stato questo il tema del convegno che si è tenuto sabato pomeriggio a Gioia Tauro nell'antica sala Fallara, organizzato dall'ADIC, presieduta dalla professoressa Teresa Pagano. Dopo i saluti istituzionali della professoressa Pagano e del commissario prefettizio del comune di Gioia Tauro, Antonio Repucci, si sono susseguiti gli interventi del professor Herbert Ryan Marini, professore aggregato di fisiologia umana e scienze tecniche dietetiche applicate del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina, del pediatra Giovanni Piccolo, della dottoressa Alessia Catalano e della dottoressa Fabiana Minutolo. Si conclude positivamente la nona edizione di K4K, Kiwi for Kiwanis, l'iniziativa di beneficenza dei Kiwanis Club della divisione 13 Calabria, Mediterranea nella provincia di Reggio Calabria. Anche quest'anno 5.000 kg di kiwi offerti dall'OP Natura di Polistena sono stati distribuiti dai volontari dei club Kiwanis nelle piazze, scuole e centri commerciali delle principali cittadine reggine e del capoluogo. A fronte di un'offerta libera in cambio dei kiwi in regalo, le somme ricevute aiuteranno ancora una volta i bambini del mondo tramite service internazionali e services locali attraverso il Kiwanis International, l'UNICEF e le attività locali dei club cittadini. Grande soddisfazione per Andrea Casile, luogotenente governatore della divisione 13 per l'anno sociale 2018-2019. L'attività coesa e integrata degli 11 club della divisione, grazie al K4K, Kiwi for Kiwanis e alle altre iniziative svolte e che svolgeremo nei prossimi mesi, consente di ottenere risorse da destinare a risolvere situazioni di emergenza o di indigenza e difficoltà che colpiscono i bambini nel mondo. È stato inaugurato il laboratorio musicale presso l'Istituto Tecnico Economico Raffaele Piria di Laureana di Borrello, intitolato a Maria Chindamo, imprenditrice di Laureana, scomparsa nel 2016 e mai più ritrovata. Vediamo i dettagli nel servizio. È stato inaugurato il laboratorio musicale presso l'Istituto Tecnico Economico Raffaele Piria di Laureana di Borrello, intitolato a Maria Chindamo, donna scomparsa ancora mai trovata. Dopo il taglio del nastro e la benedizione del parroco Don Domenico Cacciatore, le pareti del laboratorio musicale hanno vibrato al suono del Magnificat con l'esibizione canora della professoressa Antonella Malara. Importante l'intervento del maestro Managò, che ha sottolineato l'importanza del lavoro che svolge la preside Russo nel sottrarre armi e consegnando libri a studenti a rischio, orientandoli verso la legalità. Sono intervenute anche il viceprefetto dottoressa Mirra e Vincenzo Chindamo, che hanno elogiato il lavoro che svolge la preside in questo lembo di terra. Molto toccanti sono state le letture di brani tratte dal libro Le lune di Filomena di Giovanna Previtera, letture affidate a Federica Ponturiero, figlia di Maria Chindamo, e alle studentesse Valeria Monea e Isabella Montorro. Momento clou della giornata, la firma della convenzione siglata dal presidente dell'Associazione Aragone Franco Fruci, la preside Russo e il maestro Managò, poiché il laboratorio sarà fruito dai musicisti dell'Associazione Aragone che finalmente avranno una sede adeguata alle esigenze dell'orchestra. Infine la professoressa Contartese ha recitato dei versi scritti da Gabriella Guerrise, moglie di Vincenzo Chindamo, per Maria. In un momento del genere non poteva mancare la mamma di Francesco Vangeli, scomparso nel Vibonese il 10 ottobre, che insieme alla preside ha esortato gli uomini delle tenebre a ridare alle famiglie sia il corpo del ragazzo che quello di Maria. Presente alla manifestazione il maresciallo Perrotta dei Carabinieri di Laureana di Borrello, la dirigente scolastica Pasqualina Servelli, la direttrice delle case circondariali di Palma e Laureana, dottoressa Angela Marcello, associazione culturale e di volontariato.
professoressa Caterina Destito, docente di lettere al liceo scientifico Galileo Galilei di Lamezia Terme, incontrerà Marcello Vitale, magistrato e poeta. Il primo incontro è in programma per la mattina del 7 dicembre alle 11 nell'aula magna del liceo Galilei, guidato dalla dirigente Teresa Goffredo. Il secondo incontro è fissato per domenica 9 dicembre alle 17 nel salone Giovanni Paolo II del seminario vescovile di Piazza d'Ippolito. All'incontro parteciperanno i componenti della commissione straordinaria alla guida dell'ente comunale e rappresentanti delle forze dell'ordine. I versi ermetici di Marcello Vitale, spiega la professoressa Caterina Destito, non sono solo espressione dell'arte del poetare, ma costituiscono un fulgido esempio di poesia che canta la libertà, la giustizia contro ogni forma di illegalità. Il messaggio sociale delle poesie di Marcello Vitale sarà messo in risalto dagli stessi alunni della professoressa Destito, che nel corso di due incontri declameranno i versi del magistrato poeta. Il Futsal Polistena comunica di aver provveduto alla cessione a titolo definitivo all'ASD Catanzaro Futsal del diritto alle prestazioni sportive del giocatore Matteo Calabrese. La società inoltre rende noto di aver concluso la collaborazione con il giocatore Fabio Ecelestini, che per motivi di lavoro si trasferirà al nord. Sia Calabrese che Ecelestini sono stati tra gli artefici della storica promozione del futsal nel campionato nazionale di Serie B. Il club augura loro le migliori fortune personali e professionali. Inoltre, il Futsal Polistena comunica di aver acquisito con la formula del prestito fino al termine della stagione dall'ASD Maritime Futsal Augusta il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Leonardo Costamagna, laterale classe 98. Il neoacquisito rossoverde è reduce dall'esperienza in Serie B con la maglia del Real Parco, ma prima ancora è stato campione d'Italia Under 19 proprio con il Maritime Futsal Augusta, oltre ad aver indossato la maglia dell'Augusta Calcio a 5. Sono molto contento, ha affermato Costamagna, di iniziare questa nuova avventura con il Futsal Polistena. Sono stato accolto bene, ce la metterò tutta ogni qualvolta verrò chiamato in causa, nella speranza di regalare soddisfazione alla società e ai tifosi. Mi sento carico e pronto, non vedo l'ora di dimostrare il mio valore. Il Futsal Polistena ringrazia la dirigenza dell'ASD Maritime Futsal Augusta per la disponibilità dimostrata nella conclusione della trattativa. Noi anche per oggi abbiamo finito, vi ricordiamo come sempre che queste e altre news potete trovarle sul sito pianoinforma.it e sul sito cn24tv.it. Se vi siete persi questa edizione di Piana News potete rivederla tranquillamente collegandovi sul sito www.pianatv.it. Noi vi diamo appuntamento alla prossima edizione, arrivederci e buona serata.